ragazzi, oggi vi consiglio la lettura di un classico della fantascienza, L'uomo nell'alto castello di Philip Dick, pubblicato la prima volta nel 1962 e riedito da Mondadori nel 2022. Ve lo consiglio perché appartiene a un genere molto particolare, è infatti una ucronia, ovvero un racconto ambientato in un mondo in cui la storia ha seguito un corso degli eventi diverso rispetto a quello reale, il nostro stesso mondo quindi, ma con una storia alternativa davanti alla quale è inevitabile riflettere su quella che riteniamo la normalità, sulla libertà e sui diritti che diamo per scontati. Leggo dalla prefazione. Come sarebbe, si domanda Dick, un mondo nato 20 anni fa dalla vittoria dell'asse? Chi governerebbe il Reich? Sempre Hitler o uno dei suoi luogotenenti? Questo cambierebbe qualcosa? Gli fa uno strano effetto immaginare non un ipotetico futuro quanto un diverso passato. Più ci pensa, più quel passato e il presente che ne deriva acquistano consistenza. Sarebbero potuti esistere. Esistono in un certo senso, si servono del suo cervello per esistere, ma possono esistere sotto mille forme diverse a seconda delle scelte che lui opera. In ogni istante miriadi di eventi accadono o non accadono, in ogni istante delle variabili si trasformano in dati, il virtuale diventa reale ed è così che in ogni istante il mondo presenta uno stato diverso. E così comincia a prendere forma un mondo che le potenze dell'asse si sono spartite dopo la loro schiacciante vittoria del 1947. L'Europa, l'Africa e l'America orientale fino alle montagne rocciose spettano al Reich. Il cancelliere Bormann vi porta avanti la politica del suo predecessore, trasformando un'ampia percentuale di quelle popolazioni in saponette, e il continente africano in non si sa bene cosa e si preferisce evitare di pensarci. Ecco, immaginate dunque un mondo in cui la Seconda Guerra Mondiale sia stata vinta da Germania, Giappone e Italia, in cui più di metà del pianeta è sotto la dittatura nazista, inclusa buona parte degli Stati Uniti. Immaginate poi che in questo mondo quasi interamente nazistizzato uno scrittore scriva un libro proibito nei territori tedeschi in cui immagina come sarebbe il mondo se a vincere la Seconda Guerra Mondiale fossero stati gli alleati e non la Germania. Un inimmaginabile, improbabile mondo senza il nazismo.